Questo pane ha la consistenza del pan bauletto, è proteico, facile da fare, veloce ed è buonissimo. Puoi farcirlo, puoi tostarlo, puoi fare un panino, vediamo come fare. Abbiamo bisogno di due uova, una tazza da latte di farina d'avena oppure la farina che usi abitualmente. Mezza tazza di yogurt greco senza zucchero oppure un altro yogurt. Due cucchiai di semi di lino frullati, io sto usando dei semi di lino dorati, ma puoi usare anche degli semi di lino marroni. Un cucchiaino di bicarbonato sciolto con dell'aceto o del limone, un cucchiaino. Sciogliete bene il bicarbonato e dopo giratelo bene, altrimenti sentite il sapore del bicarbonato. Del sale quanto basta, giriamo tutto. Io ho usato uno stampo di alluminio, tre porzioni, verso l'impasto in questo stampo prima oleato. Livello bene il pane, stendo bene l'impasto. Chiudo con il coperchio che porta questo stampino perché così il nostro pane risulterà ancora più morbido. Metto in friggitrice ad aria 190 gradi per 20 minuti. Ecco il pane pronto, apriamo. C'è anche il buchetto che la prova, stecchino, fate sempre la prova. È morbidissimo, proteico, buonissimo. Provate questo pane, ma veramente provatelo. A casa mia già è finito. Io l'ho mangiato a pranzo, ho preso un pezzo, l'ho diviso in due, ho aggiunto dei cetrioli, ho cotto un hamburger di manzo, ho aggiunto della rucola e ancora un po' di cetrioli. Devo dire, veramente un pane super, super, super. Provatelo e fatemi sapere.